Ciao a tutti allenatori e bentornati su Pokémon Quest. 14° episodio di serie. Come al solito un bel pollice in su. Raggiungiamo almeno i 3000 like per questo episodio. So che ce la possiamo fare. Un commentino qui sotto, dato che mi diverto sempre tantissimo a leggere tutti i vostri commenti. E iscrivetevi al canale, importante per non perdervi i prossimi episodi. Allora, leggendo i commenti del precedente episodio, ho visto un attimo che mi avete tutti commentato comprando Surf Pikachu. Io ragazzi vorrei prendere questo in effetti, in quanto la probabilità che i piatti attirino più di un Pokémon è aumentata all'1,5. Io farei questo, in quanto attiro sempre un solo Pokémon. E questa cosa mi disturba alquanto. Mi sono rotto di ricevere sempre un solo Pokémon dai miei piatti. Quindi prenderei proprio questo. Però ci sono tanti altri oggetti veramente molto, molto interessanti. Ho anche per esempio il palloncino ditto. La probabilità di imparare una mossa tramite sparring è aumentata per 2. Anche questo è veramente una bomba. Abbiamo la bandierina Charmander. Abbiamo veramente un sacco di cose volendo da comprare. Ma secondo me, per ora questo è quello più utile. Quindi prenderò questo, ragazzi. Do via 400 dei miei bonus e prendo il Surf Pikachu, ok? Che è anche carinissimo comunque. Se non sbaglio, il Surf Pikachu, tra l'altro, non è nemmeno nel kit, vero? Sì, infatti. Qui, ragazzi, nell'Ultra Kit non c'è Pikachu. Però c'è il palloncino Gengar, che è veramente tanta roba. Se vedo tanto supporto, prossimo episodio shoppo quello. Vediamo. Ho già messo 5 calderoni belli pieni di roba, così che a fine episodio cerchiamo di attirare qualcuno. Allora, dove lo metto il Surf Pikachu? Io, in realtà, lo metterei qua, vicino Lapras, perché ci sta tantissimo. Quindi andiamo in decorazioni e andiamo a levare magari la statua fertilità, che è orribile. Andiamo a levare. E al posto di questa mettiamo il Surf Pikachu, che è carinissimo, vero? Si può mettere dall'altra parte per caso? No, allora lo mettiamo là, dai, che è carino, ci sta. Qui. Yes. Mi piace. Così che siamo pronti per andare subito in acqua. Allora niente, ragazzi, isola Cubetti e andiamo ad affrontare un paio di sfide. E speriamo di essere fortunati. Dobbiamo fare 5, 9005 di potenza. Ce la faremo? Incrociamo le dita. Vai, fossa, dragofuria, psicoraggio. Dobbiamo giocarcela bene, signori. La mossa ideale sarebbe quella di fare le mosse inizialmente e poi scappare subito. Vi faccio un esempio. Facciamo, che ne so, sgranocchio, fossa, psicoraggio e poi ce la diamo a gambe in questo modo. È un'ottima cosa questa. Ora, guardate sgranocchio quanto leva, cioè impressionante. Troppo, ragazzi. Psicoraggio, grande. E ora scappiamo, vai, 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 scappate, scappate, scappate. Bravi. Dragofuria. Abbiamo ancora tutta la vita, incredibile. Ci manca solo il boss? Sì, che è un Dewgong. Benissimo, non avremo problemi. Fossa, psicoraggio, dragofuria. Boom. Ora scappate, scappate, via, 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 via. Bravissimi. Madonna come l'hanno schivato quello. Sgranocchio, che ha preso in pieno il povero Dewgong. Ok, scappate adesso, scappate tranquillamente. Ok, golem. Vai, dragofuria. Psicoraggio. Ok, scappate adesso, scappate, che lui adesso deve fare la mossa. Ha preso solo golem. Vai. Sgranocchio fatto, fossa e psicoraggio. Scappate. Bravi. Dragofuria, così che lo allontaniamo un po'. Facciamo schermo luce, fossa. Ok, esplodi. Comunque resiste tantissimo, eh. Tantissimissimo. Questa mossa poi colpisce tutti, è assurdo. Fossa e psicoraggio. Bene. E il primo boss di questo episodio è andato KO. Questo team è forte. È forte. Mi piace. Abbiamo anche un sacco di pietre potenza da dare di alto livello, quindi direi di andarla a mettere subito. Chi è che ha meno potenza? 1400, 1700. Lui, ragazzi, ha meno potenza, Rhydon. Direi di darle a lui, quindi. Una a te. E una a te. Posto? Ricicliamo un po' di pietre, in questo modo, così che ci prendiamo un po' di ingredienti, che scarseggiano tantissimo. 10.004. Dai, stringiamo il culo, ragazzi. 11.006.
Adesso noi siamo più o meno a 12.002. Quello da 13.005 sarà veramente tosta. Proviamo, dai. Abbiamo comunque dei buoni attacchi. Abbiamo Sgranocchio, che è veramente forte. Oh mio, Rhydon come è rimasto indietro. Scusate, eh. Aspettate il povero Rhydon. Vai. Psicoraggio. Fossa. Dragofuria. Boom. Psicoraggio. Guardate quanto già hanno levato al povero Golem là. Madonna, quanto è lento Rhydon. Rhydon, corri. Oddio. Psicoraggio. Sgranocchio. E flagello. Schermoluce. Furia. Psicoraggio. E ci siamo. Ok. Sembra facile per ora. Non ci sono Pokémon troppo forti. Machoke. Scappate un attimo da Machoke che recuperate un po'. Psicoraggio. Ok, bravissimo. Fossa. Dovrebbe essere morto. Quale boss ci sarà in questo livello? Non ne ho la più pallida idea. Forse Magneton. Non lo so, ho visto un po' di Magnemite là. Addirittura Gengar. Fossa. Gengar ancora non l'ho visto, è vero. Mi manca da vedere. Dragofuria. Bene. E anche loro sono andati. Sì, Magneton. Che tra l'altro ho. E se gli do le pietre potenza arriva a un attacco spaventoso. Ma lo useremo sicuramente, tranquilli, eh. Psicoraggio. Dai su, fate fuori questo Magneton. Allora, avviciniamoci e facciamo Sgranocchio. Quanto leva Sgranocchio. Cioè, è una mossa fortissima. Non so se ci sono mosse più forti che arrivano addirittura al 400 come Sgranocchio, eh. Fossa. Allora, alla Gazzamma resiste tantissimo, se vedete, eh. Però Rhydon, per esempio, è morto subito. Però col fatto che siamo di tipo terra dovremmo un attimo resistere, no? Dai, scappate, dovete scappare un attimo perché... Madonna, ce l'hanno proprio con Golem, ce l'hanno, eh. Alla Gazzamma non lo toccano. Ok, è tornato Rhydon alle spalle. Ci stava andando per con uno Sgranocchio, ci stava andando. Psicoraggio. Dragofuria. Che ha colpito sia Magneton che Magnemite. Fossa. Dai, 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 psicoraggio. Oh, è morto Golem. Andiamoci di uno Sgranocchio cattivissimo. Ok. Guardate, eh. Siamo lì lì per morire, eh. Siamo lì lì. Scappa un po'. Scappa un po'. Scappa un po'. Bravo. Dai, fossa. Psicoraggio. Non so cosa ha fatto il mio Alakazam, ragazzi, ma non attacca più. Fossa, dai che l'abbiamo ucciso. Sì. Difficile. Difficile. Poi non so cosa era successo, ragazzi, ma Alakazam non riusciva più ad attaccare. Cioè, cliccavo, ma non attaccava più. Peccato quello. Non è un peccato. Oh. Ok, signori. Un goccio di tè per affrontare questo che è il 13.005. Troppo forte, ragazzi, per noi. 13.005 è veramente troppo forte. Vediamo se riesco a potenziare un po'. Ci provo. Ma secondo me è troppo forte. Allora, chi è che posso potenziare un po'? Proviamo con Golem. Proviamo con Golem, dai. Abbiamo un 3.48 da dare qua. Così che arriva a 2.000 di vita. Abbiamo un 3.75 qua da sostituire a questo 306. Vediamo se posso dare qualcosa dalla Kazam. Che dovrebbe avere lui le pietre più forti. Abbiamo un 3.18 volendo, ma non vale la pena. E poi abbiamo il Rhydon. Vediamo se posso dare qualcosa al povero Rhydon qua. 318, 308. Nulla, signori, nulla. Rhydon rimane bloccato qui con quella povera misera vita. Che è veramente poca, 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 eh. Ah, che devo fare con Rhydon io? Fatto questo, ragazzi, siamo a 10.537. Che secondo me non basta ancora. E quindi, dato che non basta, andiamo a fare un po' di allenamento qui all'ultimo Lido. Qui abbiamo il bonus di tipo elettro, volendo. Però, per ora non mettiamo Magneton. Fossa, Dragofuria. E Psicoraggio. Sì, qua forse avrei dovuto levare la Kazam e mettere il Magneton. Sarebbe stata una gran cosa. Problema, Magneton, ragazzi, non ha mosse forti. Per poter attaccare non ha mosse elettro. Se non ricordo male, eh. Ok, abbiamo tre ondate. E poi abbiamo il boss. Purtroppo, ragazzi, qua sono tutti Pokémon acqua. E qua ci levano tantissimo, eh. Ai nostri tipi terra. Non mi piace, non mi piace per niente questa cosa. Annaggia. Allora, ragazzi, lascio alla Kazam e credo di levare Rhydon a questo punto. Dai, fallo fuori con un bello Sgranocchio. O Golem. Perché Golem è forte. Golem è veramente forte. Ma anche Rhydon adesso con Sgranocchio fa il suo dovere, eh. Sicuraggio.
Fossa. Vai, sgranocchio. Fatto fuori. Fate fuori quel Golduck subito. Fossa. Ok. Povero Alakazam è rimasto a lottare da solo quel Golduck proprio in disparte. Abbiamo Starmie? Scontatissimo. Va bene, proviamoci. Bocca al lupo, Federic. I Pokémon più sbagliati abbiamo usato. Psicoraggio. Bella. Vai, scappate prima che vi fanno attacco acqua che vi distrugge. Ok, sgranocchio. Tomela. Madò, che gli hanno fatto? Li hanno addormentati entrambi. Adesso subiscono e basta. Gli ha disabilitato le mosse. Fossa e psicoraggio, vai. Ok, abbiamo fatto fuori i poveri Staryu là. Però questo Starmie mi leva troppo. Flagello. Ok. Sgranocchio. Oh, sgranocchio, ragazzi. Missa sempre perché sta sempre lontano quel cazzo di Rhydon. Dai. Fossa. Forse avrei dovuto usare schermoluce prima. Infatti. Psicoraggio. Ok. Vai giù con fossa. L'ho fatto fuori. Con un po' di difficoltà, ma l'abbiamo fatto fuori. Buono così. Comunque io ancora non ho trovato uno shiny su sto cazzo di gioco, È assurdo, voi mi mandate continuamente solo ed esclusivamente i vostri Pokémon shiny, io non lo trovo. Cioè, è qualcosa di assurdo. Ok, allora ragazzi, dato che ci serve il tipo elettro, non facciamo niente col tipo elettro, abbiamo lui, che non so che mosse abbia. Quale leviamo tra questi? Io l'Alakazam, ragazzi, lo lascerei a questo punto, che ha un 2381. E purtroppo devo levare il Rhydon. Almeno per ora. Poi vediamo, Lo leviamo per adesso e aggiungiamo Magneton, che spero abbia qualche mossa forte. Lo spero vivamente. Infatti ha sottocarica e cannon flash e basta. Che ha un tempo di ricarica, ragazzi, veramente assurdo. Infatti io penso di dargli questi due perché se no... Allora, o questi due oppure facciamo uno di questi e l'estensione. Almeno cannon flash attacca di più. Vediamo un po' cosa possiamo dargli a questo Magneton. Abbiamo un 4-12, un 3-37, un 3-35, un 3-33 e un 3-18. Arriva fino a 2021. Poco. Veramente poco. È come Alakazam, ragazzi. Stesso problema. Pochi PS. A sto punto sai che faccio? Mi prendo la pietra, questa qua, vigore più alta che ho, e la sostituisco al Magneton. Per forza, ragazzi. Se no questo mi crepa subito, Almeno arriva al 1000. Poi torno dalla Kazam e gli do quella da 1000, capito? Cioè quella da 333. Ok, tanto ci arriva comunque a 1000 lui. Che è pochissimo comunque. Però, per ora siamo così. Siamo al 10.378. Poco. Relativamente pochissimo. Però qui adesso, ragazzi, abbiamo il bonus. Abbiamo un più 1518, che è tanto, quindi sfruttiamo questa cosa. Ok, Magneton, Alakazam e Golem. Vediamo il cannon flash quanto leva, che sono curioso. Che non l'ho mai fatto. Uff, attacca proprio da lontano così, fighissimo. Sì, ma guarda quanto ci mette, ragazzi, a ricaricare. Sottocarica? Potrei usare un po' sottocarica, in effetti, Schermo luce che ha l'effetto su tutti. Fossa. Vai di cannon flash, vediamo quanto leva adesso. Beh, ragazzi, cannon flash però leva, fa male. Che faccia male non lo mettiamo in dubbio. Questo sì. Tanto ci continuo di andare di sottocarica, ragazzi, con Magneton. Perché è forte, effettivamente. Fossa. Schermo luce ancora. Vai, cannon flash. Sì, li sciotta, praticamente. Quando attacca con cannon flash, li sciotta. Psicoraggio. Ok. Fossa e cannon flash. Perché si carica e poi colpisce. Però sarebbe meglio se colpisse più da vicino. Che adesso è veramente lontano. Ok. Cloyster è stato fatto fuori. Ci manca solo il boss. Vediamo. Che è un Sidra. Va bene. Sottocarica e schermo luce, Entrambi. Tu vai di fossa. Facciamo avvicinare un attimo Magneton. Così che ci va un attimo di sottocarica. Vai, caricati. Bravo. E attacca. Non è attaccato? Perché non ha attaccato? Non è partito il colpo? Cannon flash. Ok, sì, ha colpito adesso. Flagello, psicoraggio. Qua ci mette tantissimo, ragazzi, però. Sottocarica. Scappate un po'. Che mossa. Che la surf quello che era. Fossa, psicoraggio. Vai, cannon flash, vai, caricalo, vai. Dai. Devo insegnargli tipo fulmine, qualcosa del genere, sicuramente. Vai, attaccalo. Però quando il cannon flash colpisce, ragazzi, colpisce male, Eh già,
Eh già. Wow. Quanto ci ha dato? Un sacco di pietre vigore alte. Non male questo. Squadra? Un bel po' di pietre vigore. Amuleto. Abbiamo una pietra vigore da 404 che possiamo ridare. Abbiamo un 353 da mettere qua. Torniamo sulla Kazam e gli andiamo a dare magari la 404 al posto di questa qua. Bon, così va benissimo. Poi torniamo invece sul Golem e gli andiamo a dare magari la 333 a questo punto. Direi di sì. Al posto di questa. E poi andiamo a dargli un 318 magari. No, siamo a posto. Un po' di riciclaggio però qua ci vuole, un po'. Perché se no... Ok, ricicla. Buon ragazzi, siamo arrivati a un 10.519. Potrei far cambiare la mossa a qualche mio Pokémon, magari con lo sparring, ma non ho Pokémon di tipo elettro da sparare, quindi no, non posso farlo. Non avrei successo? Abbiamo un 9.009 con un bonus di 1.500, ce la facciamo easy secondo me. Secondo me ce la facciamo proprio easy. Dopodiché andiamo a vedere un po' cosa abbiamo sbloccato nei pentoloni, ok? Allora, intanto sotto carica e schermo luce sempre. Fossa. Sicuraggio. Mi tengo ragazzi, il colpo me lo tengo là, eh. Tanto non serve che attacca adesso Magneton. Adesso però sì. Adesso lo faccio attaccare. Vai. Vai di cannon flash. Ok. Troppo forte. Schermo luce ancora. Fossa. Facci di un sottocarica. Caricati per bene. Bravo. Dai che li fai fuori tutti te quelli, Magneton. Fossa. Ok. Cannon flash. Grande Magneton. Ma quanti sono questi piccolini? Tantissimi. Sottocarica. Schermo luce. Abbiamo due Sidrai. Madonna, troppi. Fossa. Cannon flash. Vai, colpisci. Ha quasi shottato un Sidra da solo praticamente. Fossa. Facile. Sottocaricati. Torna indietro. Dove vai? Torna indietro. Schermo luce. Tornate indietro. Vai. Oddio, che è successo ragazzi? Cosa è successo? Si era buggato tutto, avete visto? Perché il golem non riusciva a passare con un albero. Allora si era buggato tutto. Fantastico. Fateli fuori, che ci vuole? Non vi faccio fare un attacco. Che, fallo fuori, dai. Su. Ragazzi, ci manca solo il boss. Fossa. Sottocarichiamolo lui. Sottocaricalo. Vai. Ok. Ci manca Seeking. Che non dovrebbe essere troppo forte comunque. Dai. Sottocaricalo. Psicoraggio. Tu golem vai sottoterra perché te devi proprio da levà. Ok, siamo pronti ragazzi con il cannon flash più forte della storia. Ci siamo. Ma dai, me li è passati in mezzo. Ma che sfiga. Che sfiga. E Magneton deve attaccare da vicino ragazzi il cannon flash però, eh. Perché se no. A parte sto Seeking ce lo facciamo fuori subito se non chiama i rinforzi. Fossa. Dai, su. Cannon flash. Ma... Il cannon flash, ragazzi, che gli passa a lato mi dà un fastidio che voi non avete idea. Vabbè, oh, comunque abbiamo sconfitto un boss di tipo acqua senza usare Magneton, praticamente, perché Magneton non ha fatto niente per tutta la partita. Zero. Andiamo in squadra. Controlliamo di nuovo i nostri Pokémon. Quindi andiamo da Magneton. Controlliamo l'amuleto. Voglio controllare, ragazzi, anche questa mossa qua, perché è fortissima. Il Pokémon si carica di elettricità e aumenta temporaneamente i danni inflitti e la resistenza agli effetti negativi. Mentre che non flash, il Pokémon concentra la sua energia luminosa e lancia un raggio nell'area davanti a sé. Può anche aumentare i danni subiti dai nemici. Allora, andiamo a dare un 416 a lui, per forza. Un 3,79 qui. E poi torniamo dai nostri Pokémon qua. Un 3,37 glielo posso dare al posto di questo. Dovremmo essere a posto. 3,35 qua. Alla Kazam. Andiamo a dargli un... Ma comunque le pietre dorate ce l'ha tutta la Kazam. Se le tenute tutte per sé comunque, vorrei dire, eh. Bon, dai, a posto. Gli ho levato la pietra dorata. Non l'avrei dovuto fare, però vabbè. Andiamo a vedere ragazzi cosa abbiamo trovato nei calderoni. E speriamo nello shiny. Perché non è possibile che io non trovo shiny. Cioè che è sta storia? Tutti voi trovate shiny o no? Non è giusto. Vediamo se con il Surf Pikachu trovo due Pokémon anziché uno. Col cavolo, chi è Hitmonlee? Questo è Hitmonchan, Hitmonlee. Oddio, ho attirato veramente Hitmonlee. Che figata. Bello. Questo mi servirà per far salire di livello il Machoke, ragazzi. Così ho Machoke. Stufato rosso la cubetti, dai, arriva Charmeleon, ti prego.
Eevee? Che cavolo è? Vulpix? No, Eevee. Ah, Eevee. Bello Eevee. A parte che io ho fatto le pozioni base, quindi manco a dire che ho fatto le pozioni quelle alte, perché potevo fare Jolteon. Che figo sarebbe stato Jolteon. Oh, ragazzi, sia benedetto il cielo, ho attirato due Pokémon. Sia benedetto il cielo. Avete visto che ha funzionato quella roba di prima? Ok, Ionitz ed Exeggutor. Questi mi servono per fare lo sparring di mosse, signori. Però a me mi servono Pokémon di tipo elettro per insegnare una buona mossa elettro al mio Magneton. Il mio Magneton, ragazzi, ha bisogno di imparare una buona mossa al posto di quello là del Cannon Flash. Una mossa elettro, assolutamente. E per il prossimo episodio, sicuramente, vi farò trovare dei Pokémon diversi. Vi faccio un esempio. Qua vi farò trovare tutti i Pokémon elettro, così che ce lo facciamo easy. E qua vi farò trovare almeno due Pokémon psico in squadra. Quindi sia, magari, un possibile Alakazam, ma anche, magari, un Hypno, per dirvi. Cose simili. Bon, ragazzi, sblocchiamo gli obiettivi e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Pokémon Quest. Ciao a tutti, anche perché abbiamo finito le batterie. Ciao!